Amici sportivi appassionati di pallavolo, la buonasera vi giunge qui dalla Casa dello Sport nel cuore cittadino di Teramo, da Marco De Antonis con le riprese del nostro Matteo Renzi, per assistere a un match di primo livello davvero, perché oggi si affrontano le prime due della classe nel campionato di pallavolo, del campionato appunto del centro sportivo, targato Centro Sportivo Italiano di Teramo, campionato provinciale ovviamente di Teramo. Si affrontano le due formazioni che stanno dominando praticamente la stagione. Da una parte la compagine dei 50 euro, naturalmente ci sono anche denominazioni se vogliamo goliardiche, mentre ora ci sono praticamente le due squadre che si stanno dando carica psicologica e emotiva naturalmente prima di affrontare questa partita, il match clou naturalmente della giornata, perché dicevamo 50 euro che la compagine è di casa, compagine teramana, è al secondo posto a quota 36 punti, due lunghezze in meno rispetto alla Libel Timp di Montorrio, che invece è prima in classifica, vanta 38 punti, ha sempre vinto, 13 vittorie in altrettante gare, 6 vittorie colte in casa, 7 in trasferta. Un'altra caratteristica interessante è che i 50 euro hanno sempre vinto tra le mura amiche. Libel Timp invece di Montorrio, ricordiamo, hanno sempre prevalso in trasferta. Tra l'altro nell'ultima gara entrambe praticamente non sono scese in campo, non sono scese sul parquet, 50 euro perché osservavano un turno di riposo, mentre la compagine montorriese perché ha rinviato l'incontro con il Colle. Dunque, sotto la direzione del direttore di gara Roberto Monterosso, procediamo a comunicare le due formazioni, cominciando dalla compagine ospite naturalmente, per dovere di ospitalità, la compagine montorriese che schiera col numero 2 Vincenzo Valeriani, che sarà anche il libero, col numero 3 Cimini, il numero 5 sarà Laura Valeriani, con il 6 Eleonora Cimini, il 7 Monica Procaccini che è anche il capitano, con l'8 di Donato, 9 di Luigi, 10 di Silvestre e 13 col numero 13 Cortellini. 50 euro invece rispondono col numero 1 Ferrante, il numero 3 Briano, il numero 4 di Giuseppe, il numero 6 di Francesco, il numero 7 Scipione, il numero 8 è Pirocchi, il numero 11 è Nori, il numero 12 è Zoila, 13 De Berardis, 15 De Ecclesia, 28 Rocchi. Dunque Roberto Monterosso ha fischiato proprio in questo momento l'inizio della contesa e c'è subito una battuta vincente praticamente della compagine ospite, che passa a condurre 1-0, ricordiamo due punti appena dividono le due squadre in classifica, insomma si preannuncia qui nel cuore cittadino di Teramo, nella Casa dello Sport, un palcoscenico storico che un tempo era riservato soprattutto alla prima compagine di basket, di pallacanestro teramana. Diciamo, ci sono tutti gli aspetti, per tutte le premesse per assistere ad un incontro sicuramente di livello. Per il momento il parziale recita 2-0 per i Belli Timp, ancora con Di Luigi, Murato, e c'è il primo punto ottenuto grazie a questa superbo muro da parte di Zoila, e quindi siamo 2-1 dopo un iniziale parziale di 2-0 a favore della squadra ospite. Di Luigi ora non prova a schiacciare, di giustezza, di precisione ha provato a bucare la difesa di casa, ma la palla per qualche centimetro è finita nel corridoio larga, e dunque siamo ora due pari. Ora la schiacciata stavolta vincente da parte di Silvestre. Iniziale 2-0 subito rimontato, ora siamo invece 3-2 per la compagine ospite. Ricordiamo denominazioni sicuramente goliardiche, da una parte la compagine dei 50 euro, dall'altra invece la squadra de Libel Timp di Montorrio, compagine prevalentemente montorriese, che già l'anno scorso ricordiamo che si impose nelle finali provinciali che si sono tenute ad Atri, che abbiamo seguito anche con il progetto CSI On TV. Continuiamo a seguire le partite naturalmente di calcio a 5, di calcio a 7, calcio a 11, pallacanestro e pallavolo. Ancora Di Luigi con la schiacciata che trova il punto naturalmente, perché il muro poi va a deviare il pallone in out, e dunque siamo 5-2 per la squadra ospite, che prova a piazzare subito il break alla battuta di Silvestre. Entriamo anche in più in cronaca diretta con Di Silvestre appunto alla battuta. Ora la schiacciata che viene provata da Pirocchi,
e va a segno quella di Andrea Pirocchi, dunque 5-3. 5-3 dunque per la squadra ospite. La battuta ora c'è De Berardis, Michela De Berardis, la ricezione di Laura Valeriani, ancora su Di Luigi che è sicuramente il terminale offensivo cardine della squadra ospite. Ora la Nori non riesce a imbastire la manovra degna di tal nota, si ricomincia nuovamente con Valeriani per Di Luigi, la schiacciata non si capiscono in questo caso, la Ferrante e Zoila che sono andati praticamente quasi in ricezione contemporaneamente, dunque c'è un primo break appunto della squadra ospite che viaggia sul 6-3. Ricordiamo, grazie alle telecamere del progetto CSI On TV, oggi assistiamo davvero all'incontro di cartello della 17esima giornata di campionato, le due squadre che stanno monopolizzando il torneo, da una parte quella di Ribelle Timp di Montorio, non l'abbiamo ricordato, in tenuta bianca, che attacca praticamente, che gioca nel settore destro, che occupa la parte destra del campo, mentre la zona sinistra è occupata dalla squadra dei 50 euro che insegue a due punti di distanza dalla vetta. Battezzano giustamente fuori, la battezza fuori Zoila e fa bene. Dunque 8-4, ma il vantaggio è sempre abbastanza cospicuo della squadra ospite, quindi più 4. Ora la battuta c'è Pirocchi, la ricezione in questo caso di Di Silvestre, dall'altra parte Di Luigi nel settore destro del campo, anche in questa occasione è data buona da Roberto Monterosso, quindi 9-4. 9-4 e la battuta, stavolta c'è proprio Di Luigi, battuta al salto, la ricezione di Zoila, l'alzata è stata della Nori e poi stavolta trova solo la rete Andrea Pirocchi. Prove tecniche di fuga da parte della squadra di Ribelle Timp, probabilmente c'è anche time out che viene chiamato dalla squadra di casa sul parziale di 10-4. Vogliamo ricordare anche quello che è il programma praticamente di giornata della 17esima giornata nel campionato di pallavolo open misto CSI Teramo. Si affrontano infatti Gemina Volley, Maia Volley, poi ancora Tercas, Amichi Volley, Gufi contro Spikers Nereto e Colle Atterrato contro Olimpia Mociano. Riposa la compagine del Colle, tutte le gare, anzi tre gare su cinque si giocano proprio questa sera. I parquet sono quelli della palestra Forlini, la palestra Molinari, la casa dello sport appunto, e la palestra comunale di Petriccione invece. La ricezione ora di Zoila, la Nori ancora che prova a innescare in questo caso Pirocchi, poi si salva Zoila con un grande intervento ed è tradito solo per qualche centimetro. Siamo 11-4 per la squadra ospite che sta viaggiando abbastanza spedita in questo primo set. Ora Di Luigi prova a dare una mano alla squadra di casa sull'11-5. Alla battuta Simona Ferrante, la ricezione di Silvestre in questo caso, poi ci prova Cortellini che subito all'entrata sul parquet riesce subito a tradurla in un punto, quel 12° punto per la squadra ospite montoriese in tenuta bianca. La battuta c'è proprio lo stesso Cortellini ed è un ace a tutti gli effetti di Cortellini, con praticamente tutti fermi, l'avevano battezzata anche in questo caso lunga probabilmente questo servizio, invece va a consegnare il 13° punto alla squadra ospite. La ricezione non impeccabile da parte di Zoila che poi va a chiedere un triangolo ipotetico con Scipione anche a concludere, la ricezione sull'altro lato ora di Francesco, salva tutto ancora Di Luigi, poi Valeriani, schiacciata morbida in questo caso, non riesce dall'altra parte Scipione a chiudere l'azione, ancora fasi abbastanza concitate, poi prova a mettere tutti d'accordo Di Silvestre e ci riesce dando il 14° punto alla squadra ospite che sta fuggendo via. Dopo un iniziale equilibrio che per la verità c'è stato solamente sul risultato di 2-2,
Poi davvero partita al momento che sembra essere in discesa, almeno in questo primo set, per la compagine montoriese. Ricezione da Di Francesco Nori, e ora ha provato Scipione sull'altro fronte, murato di Silvestre, reagisce così la compagine di casa ai 50 euro. Alla battuta si trova ora Scipione, ricordiamo siamo nella casa dello sport proprio qui nel centro cittadino. La ricezione che non è stata impeccabile, tutt'altro, da parte del libero Vincenzo Valeriani. Scipione quindi nuovamente alla battuta dopo aver ottenuto il settimo punto. Ricezione di Valeriani, anche in questo caso non è perfetta, e poi la schiacciata vincente da parte di Zoila per l'ottavo punto della squadra di casa, quindi 14-8, parziale di 3-0, miglior parziale positivo praticamente all'inizio della contesa. Alla battuta nuovamente Scipione, la ricezione di Valeriani, l'alzata di Monica Procaccini che non sortisce però effetto, dall'altra parte piega letteralmente le braccia di Vincenzo Valeriani, la schiacciata vincente da parte di Zoila per il punto numero 9, e adesso il parziale di 4-0, ancora la battuta Scipione, quindi stavolta è out, però ha dato praticamente 4 punti, sono scaturiti dal suo turno di battuta che aveva avvicinato la compagine 50 euro. Ora siamo sul 15-9. La battuta da Cimini, la ricezione appunto proprio di Scipione, ancora Zoila che sta cominciando a diventare un fattore per la squadra di casa, che arriva in doppia cifra sul risultato di 10-15. Guardiamo direzione di gara affidata a Roberto Monterosso, campionato di pallavolo che sta crescendo stagione dopo stagione. Quest'anno si è arrivati alla quota di ben 11 formazioni, questo significa naturalmente che una squadra settimanalmente riposa, in questo caso tocca praticamente alla compagine del Colle osservare il turno di riposo così come imposto da calendario. 17-10 e nuovamente la battuta Laura Valeriani, la ricezione difficoltosa di Scipione, poi Zoila e Simona Ferrante che si ostacolano, ci pensa allora Scipione, dall'altro lato Monica Procaccini a servire Di Luigi, praticamente il suo pane quotidiano, questa è la schiacciata dalla sua mattonella preferita, potremmo dire. 18-10 ora per la squadra in tenuta bianca. Magari vorrei ascoltare anche un piccolo parere in questa fase da parte del nostro Lino Fuina, magari adesso riusciremo a sentirlo più avanti anche per cercare di capire quello che può essere, quelli che possono essere gli equilibri del match. È ancora una fase di studio naturalmente il nostro Lino Fuina, il nostro esperto questa sera di pallavolo. Lunga in questo caso la battuta, troppo profonda da parte di Laura Valeriani. Allora dall'altro lato è pronto subito Zoila, sicuramente tra i migliori della sua compagine. Ricezione nuovamente la Valeriani, Procaccini all'alzata, Di Luigi ha provato il lob, dall'altra parte Pirocchi per Simona Ferrante, mira che non è precisa in questa circostanza, e allora siamo già sul 20-11 per la squadra ospite, ricordiamo detentrice del titolo provinciale dopo esserselo aggiudicato l'anno scorso nel maggio del 2012 nelle finali provinciali di Atri, finali documentate ricordiamo con le nostre telecamere. Sicuramente è la squadra favorita, la squadra montoriese, squadra che quest'anno ha uno score di 13 vittorie in altrettante gare disputate. La battuta di Michela De Berardis, la ricezione di Luigi, poi la Procaccini che lotta sotto rete, ma è Scipione ad avere la meglio. Si sale a quota 13 nella compagine di casa. Allora nuovamente De Berardis in battuta,
la ricezione in questo caso di Silvestre, l'alzata della Procaccini per Di Luigi, murato, ma il muro praticamente non riesce poi a ribattere il pallone al di là della rete, e quindi il punto numero 21 a meno 4 dalla conquista del primo set. La compagine, lo ricordiamo, dei Libelle Timp di Montorio. Tanori prova e mette in difficoltà sicuramente Pirocchi, si ricomincia con la Procaccini, poi Cortellini, Di Luigi, ancora la sua schiacciata che piega le mani in ricezione di Zoila per il punto numero 22, 22 a 13 dunque per la squadra ospite. Ancora la battuta con il capitano Monica Procaccini, ricezione di Simona Ferrante e poi ancora la schiacciata di Pirocchi, la prima volta ribattuta, la seconda volta è decisamente una mira imprecisa, dunque 23-13, meno 2 la conquista, solo due punti distanziano la compagine ospite della conquista del primo set. Stavolta salta fuori tempo, in questo caso praticamente è stato una sorta di misunderstanding sotto rete, e quindi si arriva già al set point, ce ne sono tanti di set point a disposizione per la squadra ospite. Pirocchi ora che riesce a trovare il punto non schiacciando, facendo fruttare anche un po' di fantasia di esecuzione. 24-14, quindi il primo degli 11 set point a disposizione è stato annullato, ma strada è in salita in questo primo set per la squadra dei 50 euro. La battuta a Pirocchi, decisamente profonde, allora va a consegnare il risultato di 25 a 14 il primo set alla squadra ospite, dunque dei Libelle Timp, che conduce 25 a 14, anzi si è aggiudicato il primo set 25 a 14. Noi ci praticamente torneremo qui sul parquet della Casa dello Sport nel giro di qualche minuto, no? Per assistere anche ai successivi set della contesa. Tutto pronto dunque per assistere al secondo set del confronto tra 50 euro Libelle Timp. Ricordiamo l'esito del primo con la compagine montoriese che ha prevalso abbastanza nettamente dopo un iniziale equilibrio con il punteggio di 25 a 14. Naturalmente c'è stato il cambio di campo, quindi 50 euro che occuperanno la zona destra rispetto ai vostri teleschermi, amici sportivi, mentre in tenuta blu ovviamente, mentre in tenuta bianca sul fronte opposto nella zona sinistra del campo c'è la compagine che si è aggiudicata il primo set. Si comincia con 50 euro la battuta, la ricezione in questo caso di Valeriani, ancora stavolta per una volta non è stato Di Luigi a schiacciare, provano a riorganizzarsi, quindi ora la compagine di 50 euro con Nori che alza per la schiacciata vincente di Zoila. A 0 quindi per la compagine di casa, che non è stata mai in vantaggio nemmeno nel primo set, quindi è un parziale comunque, anche se siamo solamente all'inizio di questo secondo set, è un parziale che comunque andiamo a evidenziare. Ora 1-1, alla battuta c'è Laura Valeriani, numero 5 della squadra ospite. Ora la Nori alzare per Pirocchi, la ricezione sull'altro fronte di Valeriani e poi la schiacciata vincente da parte di Silvestre per l'immediato controsorpasso da parte della squadra ospite. Dobbiamo dire che c'è un discreto pubblico questa sera qui alla Casa dello Sport per assistere comunque al big match, non solo di giornata ma riteniamo esserlo un po' il big match dell'intera stagione regolare. Ricordiamo anche che a termini di regolamento, mentre ora è Zoila a suscitare gli applausi non solo della propria squadra ma anche del pubblico presente, ricordiamo che a termine di regolamento le prime 4 squadre classificate accederanno alla fase dei playoff. Al momento sarebbero appunto, oltre a Libelle Timp e al 50 euro,
Abbiamo poi al terzo posto l'Olimpia Mosciano, che è distanziata di 6 lunghezze dalla seconda posizione. Al quarto ci sarebbe al momento la compagine del Colle, che tra l'altro riposerà in questo turno, in questa giornata prevista di campionato. Speranze ancora di traguardare il quarto posto ci sono probabilmente solo per la Tercas a quota 23, ma è sinceramente una missione abbastanza difficile, abbastanza delicata al momento. Appare comunque la rimonta eventuale della compagine della Banca Tercas, che ha avuto anche la defezione importante del suo migliore elemento in squadra per un infortunio che l'ha tenuto fuori. Lo sta tenendo fuori oramai da qualche mese. Intanto siamo 3-3, decisamente più equilibrato appare questo secondo set. La schiacciata di Luigi inizialmente murata, poi è bravissimo Zoila, Nori per Scipione. Sull'altro fronte Cimini e Valeriani che salvano tutto, anzi Cimini e Procaccini a salvare tutto. Ancora Nori ad alzare, ha provato a beffarlo in questo caso Pirocchi e poi riesce a trovare il punto numero 4 per la squadra di casa, che nel primo set si è fatta trovare per la verità un pochino soggiogata quasi dalla supremazia della squadra ospite. Invece in questo secondo set c'è molto più equilibrio. Naturalmente volevo chiedere a Lino Fuina, che è qui vicino a me, che tra l'altro ha giocato con più di un pallavolista della squadra ospite, volevo chiedergli naturalmente quale può essere un po' la chiave di volta per la squadra di casa dei 50 euro per cercare di limare le differenze che a livello qualitativo ci sono forse. Grazie Marco per questo assist che mi hai passato, e devo dire che è la prima volta che assisto a una partita dei CSI dove ho notato che anche le squadre sono promiscue, e devo dire che mi sto divertendo molto. E da quello che ho potuto vincere dal primo set ho notato che per quanto riguarda la compagine montoriese sicuramente la vedo molto più squadra ed è anche più ferrata dal punto di vista tecnico, e devo dire che c'è anche un giocatore numero 9 di Luigi che sicuramente fa la differenza fra le due squadre. Devo dire che con sorpresa ho notato che anche fra la compagine teramana comunque ci sono alcuni componenti che sono reduci dall'under 18 che hanno giocato insieme a me. Ricordiamolo perché è interessante anche farlo. Devo dire che sicuramente hanno perso lo smalto dei giorni migliori, però secondo me sicuramente avranno anche qualche cartuccia ancora da sparare. E sono curioso di sapere come andrà questo secondo set, se comunque la compagine teramana saprà reagire al contraccolpo psicologico subito dal primo set. Devo dire che sicuramente adesso ha saputo reagire, e vedremo come andrà a finire, sono molto curioso. Ripasso la quindi, sì, la curiosità del nostro Lino Fina che ci ha raggiunto qui in postazione per vedere anche naturalmente poi concretamente come si svolgerà questo secondo set, che ci sembra davvero essere molto più equilibrato. Noi ci lavoriamo anche beneficio un po' dello spettacolo di chi ci segue ovviamente in differita integrale. L'alzata della Nori per Scipione, ora sull'altro fronte per la schiacciata di Pirocchi che questa volta non è precisa e offre quindi su un piatto d'argento il settimo punto per la squadra ospite. Siamo sul 7-5 dunque. La battuta stavolta c'è Federico De Luigi, la ricezione di Zoila, Nori a servire l'assist per Pirocchi, che Pirocchi non tramuta nel sesto punto per la propria squadra, anzi ora si è sull'8-5. Ancora Di Luigi alla battuta, stavolta la battezzano fuori e fanno bene, fa bene la squadra dei 50 euro a battezzarla fuori in questo caso con Zoila e Di Francesco, che hanno atteso poi che la sfera finisse praticamente a fondo campo. Siamo sull'8-6. Nori sotto rete, poi Scipione prova con un colpo a sorpresa a mettere in difficoltà Di Silvestre, per la verità non ci riesce. Poi sull'altro fronte ha provato Laura Valeriani, di gran carriera arriva Pirocchi. L'abbiamo ricordato anche poco fa quella che è stata un po' la sua carriera, almeno nella fila dell'under 18. Stavolta non è fortunato, dunque siamo 9-6 per la squadra montoriese che adesso va sul più 3. La ricezione in questo caso era di Francesco, Nori ad alzare per la schiacciata di rompente in questo caso di Scipione. Ancora Nori stavolta sceglie versante sinistro e fa bene perché Mario Zoila tramuta nel settimo punto per la squadra di casa, che perlomeno riesce a rimanere più in scia rispetto al primo set.
ai temuti avversari montoresi, alla capolista che sta dimostrando comunque di che pasta è fatta anche quest'oggi. Anche quest'anno le finali provinciali si terranno, ricordiamo, l'11, naturalmente una data diversa rispetto alla scorsa edizione, l'11 e il 12 maggio prossimi, e noi ci saremo per seguire quella che sarà la finalissima. Ancora il muro vincente da parte di Mario Zoila, 9-8, meno 1 per i 50 euro. Alla battuta c'è nuovamente Scipione, quindi la ricezione sul versante destro del proprio campo del libero Valeriani. Ancora Zoila, Nori per la schiacciata vincente di Zoila, che va a riagguantare il pareggio, a riagguantare la squadra ospite sul punteggio di 9-9. Decisamente più interessante questo secondo set, ricordiamo il primo si è chiuso sul 25-14 per la squadra in tenuta bianca, che ora addirittura va sotto nel punteggio 10-9, ed è una notizia in effetti, perché solamente in due occasioni nell'arco del match è stata avanti la squadra dei 50 euro, a inizio secondo set sull'1-0, quindi si era appena l'incipit praticamente della seconda frazione, e adesso sul 10-9, quindi un po' nel clou del secondo set. Ancora Zoila presentissimo sotto rete, si mettono in difficoltà tra di loro Monica Procaccini e Leonora Cimini, e vanno ad offrire su un piatto d'argento l'undicesimo punto alla squadra di casa. Vediamo se c'è time out, probabilmente sì. Allora in questa fase di time out posso risentire magari Lino Fuina, perché la partita si è, in questo momento l'inerzia pare essersi un po' capovolta, passata comunque dalla parte dei 50 euro, magari sarà solo un momento, però sicuramente da apprezzare la reazione della squadra di casa. Sì, sicuramente da apprezzare la reazione da parte della compagine di casa, e appunto mi rilego a quello che dicevo prima, se comunque erano in grado di riprendersi dal contraccolpo psicologico subito dal primo set oppure no. Ho notato che pare di sì, infatti sì. Ho notato che si sta riprendendo molto bene Mario Zoila, che è sicuramente l'elemento più di spicco fra i componenti della compagine teramana, e se vorranno appunto cercare di portare a casa questo secondo set, la squadra dovrà metterlo in condizioni di potersi esprimere al meglio. Ringraziamo quindi Rino Fuina, analisi più che condivisibile, con Scipione che va ora alla battuta, solo il nastro gli dice di no in questo caso. 11-10, quindi torna meno 1 alla battuta. Ora c'è Leonora Cimini per la squadra ospite. In ricezione c'è Pirocchi, Nori che chiede l'assistenza di Mario Zoila. Stavolta non è propriamente concreto. Ora Nori sull'altro versante con un po' di fortuna in più invece Pirocchi, ma si salva comunque alla grande la squadra ospite. Ancora la Nori sull'altro versante, la grande schiacciata vincente di Mario Zoila, peraltro ci è sembrato anche un po' in precario equilibrio, però è riuscito anche per non arrecare danni magari al nostro cameraman Matteo Renzi. Dunque si torna sul più 2 per la squadra di casa. La battuta ora c'è stata la Nori, la ricezione che non poteva essere comunque migliore da parte di Scipione, visto la schiacciata potentissima che è stata effettuata, che è andata a concedere l'undicesimo punto alla squadra ospite. Ancora Nori per Pirocchi, la ricezione buona comunque di Valeriani, di Luigi riesce solo a ributtarla sull'altro versante. Nori per il versante destro invece per Zoila, il punto in questo caso è il punto che dà il nuovo pareggio a Libelle Timpe di Montorio, 12 pari, decisamente più avvincente questo secondo set. Cresce intanto il numero di persone presenti qui all'interno della casa dello sport. Bella questa battuta radente intanto di la Valeriani. Ora altrettanto splendida nell'esecuzione invece la schiacciata di Mario Zoila, che sta prendendo per mano la propria squadra. Siamo sul 13-12 per la squadra in tenuta blu, con Zoila la battuta, la ricezione della sala di Silvestre, e ora il muro di Pirocchi. Non so se Lino si ricordava, Pirocchi è effervescente anche sotto rete, insomma oggi lo è.
Siamo sul 14-12. Michele De Veraldis per Nori e quindi nuovamente per Pirocchi la ricezione di Valeriani. Ora provato atleticamente con tuffo Scipioni a evitare il punto numero 13, non ci riesce, ma apprezzabile comunque anche l'agonismo che sta mettendo in mostra la squadra dei 50 euro, che è sotto di un 7, lo ricordiamo, ha terminato 25-14, ma in questa seconda frazione siamo sul 14-13. Ora Pirocchi che ha la ricezione di Silvestre e poi ci ha provato Di Luigi, che ora sporca questa schiacciata ancora di Silvestre e poi ancora Di Luigi. La ricezione è splendida in questo caso da parte della Nori, poi non riescono a costruire nel migliore dei modi l'azione e allora dalla prima linea arriva di gran carriera Cortellini, ma trova solo il muro nuovamente di Pirocchi, e tra l'altro che anche con il beneplacito, possiamo dire, della rete per il più 2 ancora per la squadra di casa. Chiama la massima concentrazione i suoi compagni di squadra, Eleonora Nori, battuta di Michele De Berardis. Ora Capitan Procaccini per Di Luigi, murato nuovamente da Pirocchi, più 3, massimo vantaggio della gara per la compagine dei 50 euro, 16-13. Pensiamo davvero che stiamo offrendo anche a voi che ci seguite da casa un livello decisamente positivo della pallavolo nostrana amatoriale nel campionato CSI, Centro Sportivo Italiano di Teramo, ma che sconfina anche nelle vicine Marche. Ora Simona Ferrante, Nori, ancora Pirocchi. Pirocchi è in grande forma adesso, sta trascinando i suoi, 17-13, dovrebbe essere credo il terzo punto consecutivo di Pirocchi, nuovo time out chiamato, dunque sul 17-13 dicevamo. Lino, non so se vuoi parlare anche del tuo ex compagno di squadra Pirocchi, però davvero in questo momento è l'arma in più, prima parlavamo di Zoila, adesso sta emergendo anche Pirocchi, insomma possibilità crescenti per la squadra di casa. Sì, Marco ha perfettamente ragione, anche lui in questo momento è salito in cattedra facendo 3 muri consecutivi e più adesso anche una schiacciata vincente. Oltre a questo devo dire comunque che la compagine montoriese ha mollato un po' la presa e sta subendo il ritorno appunto della squadra teramana. Vediamo appunto adesso stanno rientrando perfettamente in campo, vediamo se adesso la compagine montoriese saprà reagire a questa rimonta da parte della squadra di Teramo. Vediamo adesso la battuta, la signora. Sì, Michela De Berardis, naturalmente Lino non può conoscere i due sestetti in campo. Con Michela De Berardis la battuta, la ricezione da parte di Laura Valeriani e poi ancora Di Luigi, la palla che poi termina praticamente in out, ma è stata deviata sotto rete ovviamente, quindi siamo sul 14-17. Anzi 17-14 appunto per la squadra di casa, si assume la responsabilità Simona Ferrante in questa circostanza, la ricezione è proprio la sua, la Nori ancora cerca Pirocchi, stavolta non è concreto come nelle precedenti circostanze e se non lo è per il muro che gli viene imposto da Federico Di Luigi. La battuta dunque il capitano Procaccini. Ora il 18° punto che è di Scipione, che ha fatto praticamente saltare fuori tempo il muro ospite, una furbata molto scaltro in questo caso Scipione. È rientrata in campo anche con il numero 6 intanto la Di Francesco, che è il libero della squadra di casa. Procaccini, grande recupero sull'altro versante, Pirocchi, Nori, ancora Pirocchi a chiudere il triangolo. Che muro in questo caso di Cortellini, che ripaga con moneta sonante in questo caso la fiducia della propria compagine, che torna a meno 2, battuta a disposizione di Federico Di Luigi. La ricezione di Zoila all'alzata della Nori, ancora grande recupero di Simona Ferrante e poi stavolta Scipione va un po' a vanificare la ripresa di Simona Ferrante. Siamo sempre più 1 per i 50 euro, stavolta è chiamato dalla squadra dei 50 euro che è in vantaggio 18-17. È una partita come vorremmo vederla noi, davvero avvincente, equilibratissima,
che viaggia un po' sul filo del rasoio in questa seconda frazione. Ricordiamo con le riprese del nostro Matteo Renzi, ricordiamo anche il nostro progetto, il progetto CSI On TV, che permette comunque a voi da casa di seguire le differite integrali dei campionati provinciali di calcio a 5, di calcio a 7, di calcio a 11, di pallacanestro e di pallavolo dell'ente arancio-blu, ovviamente per la provincia di Teramo. Si ritorna sul parquet dopo il terzo time out di questo secondo set, quindi già il numero di time out chiamati fa capire un pochino quello che è la tensione maggiore che vige sul parquet in questa seconda frazione di gara. Nori ancora predilige sul versante destro Pirocchi, si salva nuovamente con Di Silvestre la compagine montoriese, poi Simona Ferrante, seconda linea c'è Di Luigi e poi il muro e l'urlo liberatorio conseguente di Scipione per il punto numero 19 per la squadra intenuta blu. Alla battuta c'è Simona Ferrante sul più 2, vantaggio che naturalmente vogliono cercare di conservare fino alla fine di questo secondo parziale. Simona Ferrante alla battuta, la seconda linea c'è in ricezione di Luigi, poi la Procaccini che prova a servire Cortellini, ora però è tutto sul destro di Pirocchi e ora è Scipione ancora di Luigi, davvero strepitoso in questo recupero. Nori, Scipione sull'altro versante per Zoila, grande azione tutta in linea da parte della squadra di casa, davvero azione pregevole anche da un punto di vista estetico per il punto numero 20, 20 a 17 per la squadra dei 50 euro che stavolta ha fatto sfoggio delle tutte le proprie qualità. Nuovamente Simona Ferrante in battuta sul più 3. Alzata ora della Procaccini per Cortellini, si ricomincia con Nori e Zoila, Di Luigi ancora risponde presente, ancora il triangolo chiesto, ottenuto e concretizzato nel miglior modo possibile da Mario Zoila rispetto all'alzata della Nori che è onnipresente sotto rete. Zoila va a dare il punto numero 21, più 4, questo è il nuovo massimo vantaggio di questo secondo set e anche dell'intera contesa ovviamente per la squadra di casa. Simona Ferrante alla battuta, la ricezione di Silvestre, Procaccini ad alzare per Cortellini, ancora niente, nulla di fatto. L'altro versante nuovamente Pirocchi, la ricezione di Luigi che ora si sta rendendo utile in seconda linea, nuovamente lui protagonista, la Procaccini ancora per Cortellini, ancora il muro di Scipione, bravissimo anche in questa circostanza Scipione, Zoila, Pirocchi. Naturalmente ripetiamo che è un campionato pallavolo open misto, quindi ci sono tre ragazzi in campo e tre ragazze, livello diciamo più che accettabile questa sera per questo confronto. Ora di poco sfiora praticamente la linea di fondo campo, 22 a 18, però è sempre un vantaggio abbastanza corroborante per la squadra di casa di più 4. Alla battuta c'è ora Cortellini, la ricezione in questo caso che non è la migliore possibile e quindi c'è il 19 a 22. Cortellini alla battuta, la ricezione di Zoila, Pirocchi ancora per Zoila che trova il diagonale vincente del punto numero 23. Punto numero 23 intanto lascia il parquet di Francesco, rientra Michela De Berardis sul punteggio di 23 a 19, quindi più 4 a 2 punti dalla conquista del secondo set alla squadra di casa, che ha patito molto la verve della compagine dei Ribelli Team nel primo set, la prima frazione, e poi nel secondo invece ha riequilibrato di molto le sorti dell'incontro. Adesso si può godere questo vantaggio di 3 punti, ma la squadra di Montorio è più viva che mai. Nella battuta c'è Eleonora Cimini,
la ricezione in questo caso di Scipione. Nori che alza per Zoila, ancora vincente. Vincente la schiacciata di Zoila. Attenzione perché abbiamo 4 set point ora per la squadra di casa dei 50 euro. Sul 24-20, stavolta l'alzatrice Nori va alla battuta. La ricezione della Procaccini e poi la schiacciata che piega letteralmente le braccia della Nori da parte di Silvestre per il punto numero 21, 21-24, annullato il primo dei 4 set point. Alla battuta c'è Laura Valeriani. La ricezione non impeccabile da parte di Scipione, battuta comunque decisamente positiva da parte della Valeriani, carica d'effetto. Nuovo time out sul 24-22. Fasi incandescenti del confronto. Quando rientreremo in campo ci saranno ancora due set point per la squadra di casa per chiudere il discorso secondo set. Ci vogliono parlare un attimino su i giocatori in tenuta blu. Stiamo ricordando le prestazioni comunque di Pirocchi. I Pirocchi, Zoila e Scipione, ma bravissime sicuramente anche la Nori, onnipresente sotto rete. Alla battuta ora c'è Laura Valeriani. Out direttamente a fondo campo. E allora con il punteggio di 25-22 e 50 euro decidono di allungare decisamente le sorti dell'incontro, perché si andrà almeno al meglio dei 4 set. 25-22, a risentirci per la ripresa e anche il commento naturalmente della terza frazione di gioco. Stefan Chauvet. E Alex Ambrosini. Petrella Mirko. Sicuramente giocheremo ogni partita al massimo delle nostre potenzialità. Ci credo tanto, perché prima ogni partita, prima di uscire sul campo, c'è sempre un pensiero verso Dio e chiedo tante cose verso la mia famiglia, verso la nostra squadra. Speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni e di stare su comunque in classifica. Portare magari i ragazzi allo stadio è sempre bello. E noi dalla nostra parte cercheremo di dare l'esempio. Da tifoso della Juventus non posso che immaginarmi, spero più che altro, di poter vestire la maglia della Juventus. E speriamo che da qua alla fine del campionato ci siano sempre più ragazzi allo stadio, perché a noi fanno comodo, perché più gente c'è e più è bello giocare, quindi è una bella cosa. Penso al Teramo e spero di far bene con questa maglia. Ci credo tanto e
spero che per tante persone ci credano anche per verso di lui. Terzo set qui alla Casa dello Sport. Pronti a ricominciare dunque dopo il parziale dei primi due set che è in perfetto equilibrio 1-1. Primo set che è stato a favore dei liberi tempi di Pontorio per 15-24. Secondo invece, seconda frazione che ha sorriso alla squadra dei 50 euro che ha prevalso per 25-22. Un secondo set davvero interessante, equilibrato, che ha sicuramente calamitato l'attenzione dei tanti presenti questa sera alla Casa dello Sport. Ricordiamo match clou di giornata, gara valevole quale 17ª giornata del campionato di pallavolo open misto targato ovviamente CSI Teramo, stagione sportiva 2012-2013. 50 euro che hanno cominciato bene questo terzo set, sono sull'1-0. La risposta ora errata però da parte di Di Silvestre e larga la sua schiacciata, dunque 2-0 per i 50 euro. Lo sport è affascinante anche per questo, perché dopo il primo set sembrava francamente una passeggiata per la squadra, poteva essere perlomeno una passeggiata per la squadra ospite in tenuta bianca, ricordiamo, dei liberi tempi di Pontorio. Invece poi c'è stata la grande reazione, grande spirito di sacrificio e volontà da parte dei 50 euro. Ora siamo 2-2. Quindi contro break e pareggio raggiunto adesso. La ricezione di Zoila, poi Pirocchi trova il diagonale vincente. E devo dire che questa soluzione dei diagonali proprio da estremità sia destra che sinistra nel secondo set ha dato dei frutti decisamente positivi per la squadra di casa, con Pirocchi e anche con lo stesso Zoila. Alla battuta c'è Michela De Berardis. La ricezione di Di Luigi, ora Procaccini ancora per Di Luigi, Procaccini si riparte con Di Silvestre, Di Luigi seconda linea c'è Zoila, poi Scipione che combatte e ottiene quello che voleva e c'è il quarto punto per la sua squadra, sottorete nei confronti di Cortellini e sembra davvero che l'inerzia del match sia cambiata, Lino. Devo dire assolutamente di sì. Da quello che ho potuto notare nel secondo set, sicuramente la squadra teramana ha saputo riprendersi dalla sconfitta del primo. Complice di ciò naturalmente sono state le prestazioni di Zoila in primis, ma a seguire anche di Pirocchi e di Scipioni, che hanno portato la vittoria del set. E dall'altra parte naturalmente il calo di tensione da parte della compagine montoriese, ma soprattutto del loro giocatore di riferimento Di Luigi. Sono curioso di vedere come andrà a finire questo terzo set, perché a mio parere potrebbe essere decisivo per l'incontro. Ripasso la linea a te, Marco. Sì, siamo praticamente, stavolta non riescono a ricostruire l'azione, è andato a riprendere un pallone davvero sporco di Silvestre, poi Di Luigi non è riuscito a concretizzarlo in una nuova azione d'attacco, quindi siamo sul 5-3. La ricezione sa di Valeriani e poi Di Luigi stavo anche in questa occasione adesso in difficoltà la compagine del Montorio, che non riesce quasi mai a ricostruire in maniera razionale l'azione. Ora Zoila e Pirocchi, c'è ora un attimo di confusione nelle due squadre, non si è vista più una schiacciata fino all'arrivo di Cortellini, che con il suo urlo cerca anche di ridare vigore ai propri compagni di squadra che tornano sul meno 1, 5-4, partita, match che adesso è più che mai intrigante nel suo svolgimento. Ora Nori e Scipione erano troppo vicini in questo caso per imbastire la manovra offensiva.
Ancora Nori che alza sul settore destro del campo, la grande ricezione Nani di Pirocchi da parte di Luigi. Sull'altro fronte, fortunata inizialmente Laura Valeriani. Si ricomincia con Cortellini, Procaccini, ancora Cortellini. Nulla può in questo caso la Di Francesco. E dunque siamo 5 pari. 5 pari qui alla casa dello sport di Teramo. Ricordiamo quindi il risultato al momento, che è in perfetta parità sia nel computo dei set che del punteggio. 1-1 i set, 5-5 il parziale di questa terza frazione. Di Luigi ad alzare il capitan Procaccini per Cortellini, la risposta di Pirocchi, nuovamente il pallone che è fuori, stava quasi per baciare la linea di fondo campo, non è stato così. Allora c'è il sorpasso della squadra in tenuta bianca, la capolista, per 6-5 la ricezione di Zoila. Eleonora Nori sotto rete, un po' fatica ora Di Francesco che ci mette la pezza finale. Procaccini ancora per Cortellini, la risposta di Pirocchi, stavolta il pallone che va a toccare praticamente la parete esterna, diventa quindi ingiocabile. Alla battuta c'è Federico Di Luigi, la ricezione di Zoila, alzata della Nori ancora per Zoila, e stavolta ha avuto un po' le polveri bagnate, ma un errore ci può stare dopo aver cantato e portato la croce davvero nel secondo set. È proprio lui a chiedere il time out per non far fuggire via la squadra dei ribelli tipi di Pontorio. 8-5 in questo terzo set, dunque time out più che mai doveroso perché c'è un control break di 5-0 per il Montorio. C'è Scipione adesso che si fa un po' carico di dare e di essere anche prodigo di consigli nei confronti dei suoi compagni di squadra. Ricordiamo le riprese nostro Matteo Renzi, progetto CSI On TV che ci permette di seguire le varie discipline sportive dei campionati provinciali targati CSI Teramo. La battuta c'è Federico Di Luigi, la ricezione di Zoila, l'alzata di Eleonora Nori, subito la veloce per Scipione, vincente 6-8. Torna sul meno 2, deve rimanere più che mai in scia la compagine dei 50 euro per tenere accesa la fiammella in questo secondo parziale. La battuta che è stata di Simona Ferrante, la ricezione ora di Cortellini, Procaccini per Laura Valeriani. Sull'altro fronte il pallone che è largo in questo caso, non protesta nemmeno Zoila. E poi viene rincuorato la Di Francesco, dunque la battuta c'è Cortellini nuovamente, sicuramente tra i più propositivi della sua squadra. Più 3, 9-6, la ricezione di Francesco, l'alzata di Eleonora Nori a favorire la schiacciata di Zoila che non è impeccabile, e dunque siamo 10-6. Questo forse è un momento nevralgico nel corso del secondo set per cercare di non far fuggire via la squadra in tenuta bianca, che ora dà una mano ai 50 euro con la battuta lunga di Cortellini. Alla battuta c'è Scipione, la ricezione del libero Valeriani, la palla che si perde per le vie laterali, dunque contro break di 2-0, si torna sul meno 2. Ferrante che porge il pallone a Scipione che andrà adesso alla battuta. La ricezione di Luigi, ci pensa poi Di Silvestre, non riescono a congegnare in azione nel miglior modo possibile. Pirocchi sull'altro volte per Zoila, non riesce a tenere il pallone in gioco Di Silvestre. Ancora un punto per la squadra di casa, 3-0 di contro break, ora si torna sul meno 1. Alla battuta c'è nuovamente Scipione. Ancora la Nori a favorire Pirocchi ed è il punto del pareggio. 10 pari per Andrea Pirocchi,
che firma l'ennesimo punto della sua positivissima performance di questa sera. 10 pari nel terzo set, 1-1 al computo dei set, dunque si torna nel più chiaro dell'equilibrio. Simona Ferrante, Zoila ora per Pirocchi, stavolta trova il libero Valeriani, Procaccini per il punto numero 11 firmato Di Silvestre. Torna in vantaggio 1-0 dopo aver subito il parziale di 4-0 in precedenza. La compagine, ricordiamo, dei Ribelli Tip di Montorio. La battuta dunque la Cimini, che stavolta può guardare praticamente solamente la sfera arrivare sulla sua sinistra. Viaggiava davvero ad altissima velocità la schiacciata di Zoila. Siamo 11 pari e alla battuta, visto che parliamo di equilibrio, c'è proprio la numero 11, Eleonora Nori. La ricezione di Valeriani, Di Luigi per Di Silvestre. Poi ancora Eleonora Nori a servire Pirocchi. Nulla può la Cimini. E addirittura ora 50 euro ripassano in vantaggio. 12-11, rimettono la freccia. Parziale di 7-1. Per la squadra di casa. Capitan Procaccini ora per Di Silvestre, prima Pirocchi poi Zoila, sporcano però la conclusione, ancora Zoila, l'uno della squadra di casa, 13-11. Ricordiamo squadra di casa che insegue in classifica a 2 punti dalla capolista, quindi oggi cerca almeno l'aggancio, se non addirittura il sorpasso, che avrebbe del clamoroso. Ma di fronte, ricordiamo, c'è la miglior squadra del campionato, che non ha mai perso quest'anno in 13 partite. Vediamo, c'è un accenno di time out chiesto da Capitan Procaccini, così è, perché siamo 14-11, il parziale adesso è di 8-1 per la squadra dei 50 euro. Ne stiamo vedendo un po' di tutti i colori in questo terzo set, Lino, credo, no? Quindi prima la fuga tentata, la bozza di fuga sul 10-6 dei Libelle Timp, poi la risposta contro break 8-1 dei 50 euro. Insomma, sempre più difficile fare un pronostico questa sera. Sì, sembra proprio difficile fare un pronostico, anche se a questo punto si sta notando che la gara sta andando verso la direzione della compagine teramana. Sicuramente da quello che ho potuto notare in questo ultimo set, devo dire che il punto debole della compagine montoriese è sicuramente il muro, devo dire alquanto inesistente, e per uno come Zoila sicuramente un gioco da ragazzi mettere a punto ogni schiacciata. Vedremo, perché ho notato che anche in questo time out chiamato ho visto qualche litigio che si è creato fra i giocatori della stessa squadra. Vedremo se si sapranno ricompattare e reagire a questo trend negativo che si è notato in questo momento. Provato a dargli una mano ora Eleonora Nori con questa battuta larga, 14-12. Parziale sempre di 8-2, sempre importante per la squadra dei 50 euro, ricordiamo. La ricezione ora di Scipione, poi salva il pallone a Nori e poi sfortunato Zoila in questa circostanza. Dal più 3 si passa al più 1 e ancora palla in mano, si direbbe praticamente nel basket, visto che la casa dello sport è stato teatro degli incontri del Teramon Basket per tanti anni, negli anni 70. Ancora Murato ora Pirocchi, quasi la risposta nei confronti di Nofina da parte della squadra montoriese, che invece adesso è più che mai presente sotto rete. Parziale di contro break di 3-0 ora per la squadra in tenuta bianca. Nuovamente Pirocchi, Procaccini per Di Silvestre, poi Di Luigi non riesce a produrre la massima potenza. Ci prova Zoila, la risposta direttamente sull'altro fronte della Cimini. E poi stavolta non sono produttivi come hanno fatto prima di questo time out, e quindi dal 14-11 si passa ora al 14-15. 4-0 che viene interrotto come in precedenza. Il break era solo interrotto da una battuta errata da parte di Eleonora Nori, in questo caso a sbagliare è stata Laura Valeriani. La ricezione invece di Vincenzo Valeriani, Di Luigi, anche in questa circostanza non aggiusta la mira, torna in vantaggio la squadra dei 50 euro, 16-15, la battuta c'è Zoila. Tesa la
eccezione poi di Silvestre, di Luigi, non è impossibilitato in questo caso lo schiacciare. Dall'altro versante ci prova Simona Ferrante, ora è di Luigi la ricezione sontuosa di Zoila. Una nuova occasione, nuova chance offensiva però, stavolta per Di Silvestre, ancora Zoila presente, ancora Di Silvestre, murato, ed è una grande azione difensiva da parte della squadra dei 50 euro che sembrava essere in grossa difficoltà. In realtà Zoila è stato sontuoso in due circostanze e mezzo, possiamo dire, ed è sul più due la battuta che mette in difficoltà, si addormenta Capitan Procaccini, ha messo in difficoltà il libero Valeriani, più 3 per i 50 euro che tornano a accumulare un vantaggio interessante. Si fa sentire Cortellini dalla panchina, ricordiamo la compagine tutta bianca di Belli Timpano, compagine tutta di Montorio. Di Luigi riprende in mano la sua squadra con una schiacciata in diagonale che non poteva davvero lasciare scampo. La squadra in tenuta blu, 18-16, se si dà spazio poi a Di Luigi e Cortellini diventa difficilissimo ovviamente contenerli. Si riparte Di Luigi per Procaccini, ancora Di Luigi, la ricezione vincente da parte di Leonardo Nori, bravissima in questa circostanza. Nuovamente però chance offensiva per Cortellini, ancora Eleonora Nori, bravissima. Dall'altra parte Zoila che prova perlomeno a mettere il pallone un po' più profondo. Di Luigi gli urla in faccia, nell'orecchio anzi, Cortellini, a caricarlo ulteriormente. Due schiacciate consecutive vincenti di Luigi, 18-17. Palla ancora in mano con Di Silvestre che va alla battuta. Out alla battuta di Silvestre, 19-17 ora. Più due anche il terzo set, bellissimo davvero da commentare, da vedere per tanti sportivi curiosi, amici comunque presenti. Naturalmente i campionati CSini hanno un valore, se vogliamo, goliardico, che capite, comprendete anche dal nome delle squadre. E ora è un fan, con grande fantasia Di Luigi va a trovare il punto numero 18. Finta e lob vincente. Alla battuta c'è il capitano Monica Procaccini. La ricezione di Zoila, l'alzata come di consueto di Leonora Nori per Pirocchi. Ancora vincente Andrea Pirocchi, bravissimo. 20-18. E sarà proprio Andrea Pirocchi che andrà alla battuta sulla nostra sinistra. La ricezione di Silvestre, poi Cortellini per Di Luigi che non riesce a fare meglio in scarsa coordinazione in questo caso. Pirocchi ancora, non si salvano in questo caso i giocatori di tenuta bianca. 21-18, ha tentato il tutto per tutto la Procaccini in ricezione. Davvero incredibile, quasi da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, il cambiamento di forma e di prestazione dei 50 euro dopo un abulico primo set. Di Luigi, Pirocchi si esalta in ricezione, ora Zoila dalla seconda linea, ricezione sull'altro fronte, c'è Di Silvestre, Procaccini ancora per la Cimini, le due numero 6 a confronto, ora quella di Francesco, Zoila, Cortellini, ora Di Luigi che deve andare semplicemente a buttare il pallone dall'altro lato del campo, ancora Di Luigi, questa volta piega praticamente le braccia della Di Francesco, 21-19 comunque il punteggio, quindi rimane un più 2 per la squadra di casa. Alla battuta c'è Federico Di Luigi, ricordiamo la direzione di gara affidata a Roberto Monterosso che è stato perfetto finora, non ci arriva la Di Francesco, è quasi un ace quello di Federico Di Luigi, 21-20. Di Luigi la battuta, la ricezione di Zoila, l'alzata di Eleonora Nori per Scipione, è un punto di fondamentale importanza questo, il 22esimo nel terzo set, si danno il 5 i giocatori in tenuta blu, Simona Ferrante che va alla battuta. La ricezione che mette in chiara difficoltà Di Luigi, la ricezione errata di Silvestre, palla che scotta in questa fase del confronto, e allora 23-20, ancora Simona Ferrante alla battuta,
sta fuggendo via la squadra dei 50 euro. La ricezione, ma gran battuta di Simona Ferrante, davvero grande battuta di Simona Ferrante. 24esimo punto per i 50 euro, 4 set point. Ora il pubblico che va ad applaudire Simona Ferrante, applausi meritatissimi. E ora sfortunata davvero in questa battuta, per pochissimo non è andata a tramutare quello che poteva essere l'ace che andava a chiudere il terzo set, 24-21. Battuta sull'altro fronte c'è Cortellini. La ricezione di Zoila, Eleonora Nori per Scipione, che carica il destro e va a regalare il secondo set di squadra, il terzo alla squadra dei 50 euro, 25-21 dopo il 25-22 del secondo set. Ora passa a condurre la squadra in tenuta blu dei 50 euro, che conduce per 2-7-1, e dunque a questo punto diventa interessantissimo seguire l'evoluzione del quarto set, a breve naturalmente con le riprese di Matteo Renzi. Tutto pronto quindi qui dalla Casa dello Sport per assistere al quarto set del match tra 50 euro e Libere Timp, valevole quale 17esima giornata del campionato di pallavolo open mista del CSI Teramo. Casa dello Sport che è il teatro migliore per una partita che era un po' il match clou già alla vigilia, e in effetti non sta tradendo affatto le attese. Al momento il parziale è a favore della squadra in tenuta blu, che è naturalmente posizionata sulla destra rispetto ai vostri teleschermi, dei 50 euro, che è avanti 2-7-1. Vogliamo ricordare i loro parziali: primo set 25-14 per Libelle Timp, poi secondo e terzo set molto più equilibrati con un interesse decisamente maggiore, con il 25-22 nel secondo set e il 25-21 nel terzo, entrambi appannaggio della compagine dei 50 euro. Ora però è il Montorio che reagisce con un break iniziale di 2-0 in questo quarto set. Da una mano in questo caso Laura Valeriani, allora siamo 2-1, con una battuta c'è Zoila, sicuramente tra i più propositivi dei suoi. La schiacciata di Luigi, che probabilmente poteva finire anche a fondo campo, in questa circostanza diciamo che l'ha valutata male Zoila. Siamo 3-1. La ricezione di Scipione, ora Nori sull'altro fronte per la schiacciata vincente di Pirocchi, 3-2. Ricordiamo che qualora dovesse aggiudicarsi questa gara in 4 set, la compagine di casa dei 50 euro a quel punto sopravanzerebbero in classifica quella in tenuta bianca dei Libere Timp di Montorio, ma è davvero presto per procedere a pronostici di questo genere. Ora non si capiscono, c'è un'incomprensione bella e buona tra Di Luigi e Laura Valeriani, e favorisce quindi il pareggio dei 50 euro. Eleonora Nori che chiama alla carica i suoi compagni di squadra. La battuta da parte di Michela De Berardis, ricezione impegnativa, e poi Di Luigi a schiacciata, guardate come si salvano con Zoila e Scipione in maniera quasi rocambolesca. Cortellini, ancora si salva ora Pirocchi, Nori che alza sull'altro fronte per Simona Ferrante, risponde presente Valeriani, e poi Di Luigi, Michela De Berardis, bravissima in questa circostanza, Simona Ferrante che ributta il pallone sull'altro fronte, Cortellini ancora il lob, e ora c'era tutto il tempo, infatti chiede scusa Scipione a Pirocchi perché c'era tutto il tempo di far riavviare l'azione. Michela De Berardis che cede ora il parquet alla Di Francesco. La battuta del capitano Procaccini dall'altro versante, ancora poi la Procaccini, grande ricezione. Scipione, 1-2 praticamente con la veloce, con chiesta e ottenuta da Eleonora Nori.
Il punto del pareggio, 4 pari. Time out, vediamo un pochino se c'è il time out che è chiesto dalla squadra dei 50 euro. O forse no, perché si prosegue ora. Con Andrea Pirocchi alla battuta, la ricezione non facile da parte di Di Silvestra, poi va a pestare la linea la Cimini, se non andiamo errati, e allora va addirittura in vantaggio la squadra dei 50 euro sul 5-4 anche in questo quarto set. Alla battuta c'è nuovamente Pirocchi, stavolta la palla però è lunga, traiettoria lunga, nuovo pareggio, 5 pari a tutta l'area di essere una partita decisamente equilibrata anche in questa quarta frazione. La battuta salto di Luigi che un po' lo contraddistingue, poi la Nori che alza per Simona Ferrante. Di Luigi dalla seconda linea, concentrato la Valeriani sull'altro versante, ancora poi che si salva la squadra montoriese in tenuta bianca, e poi l'errore che ci può anche stare da parte di Eleonora Cimini in una gara in cui sinceramente di errori ne abbiamo visti pochissimi, si contano davvero sulla punta di dita di una mano da parte poi di entrambe le compagini. Livello davvero importante questa sera, ma inevitabile visto che 50 euro sono secondi in classifica. Grande battuta di Simona Ferrante che mette in difficoltà di Luigi, mentre i Belle Tip sono primi in capolista in battuta, 13 successi in altrettante sfide. L'alzata della Nori, ora è bravo Scipione a riprendere il pallone, Pirocchi per Zoila che carica il destro. Si riprende dalla seconda linea di Luigi, Simona Ferrante attenta, la Nori alza e gran punto da parte di Mario Zoila. Gran punto, il sesto di squadra, ha fatto saltare a vuoto il muro ospite, beffandoli per il 6-6. La battuta Simona Ferrante, la ricezione da parte di Silvestre, il pallone poi termina a fondo campo, anzi laterale praticamente, quindi siamo 7-6, nuovo vantaggio di 50 euro. Cortellini murato e nuovo punto, l'ottavo per la squadra di casa. Stavolta però ci sono delle timide proteste da parte della squadra montoriese in tenuta bianca. Per un accenno di invasione probabilmente. Simona Ferrante ora è la battuta sull'8-6. Profonda, troppo profonda questa sua, il suo servizio. Dall'altro lato del campo allora è pronto Cortellini sul meno 2 per cercare di riavvicinare la squadra di casa che in fuga anche a livello di set, 2-1. Sbaglia in questa circostanza Zoila. Praticamente quasi un ace quello di Cortellini. 8-9 il parziale di questo quarto set. Grande silenzio che accompagna la battuta di Cortellini, che però non l'aiuta completamente nella concentrazione, se è vero com'è vero che poi la sua battuta finisce in out. Dunque 10-8 per i 50 euro. Con Michela De Berardis, Mario Zoila e Eleonora Nori sotto rete, Simona Ferrante, Andrea Pirocchi e Scipione in seconda linea. Grande muro di Zoila e il punto numero 11 per i 50 euro. Mani nei capelli per il libero Vincenzo Valeriani, per Di Luigi stesso, che vedono vanificati un pochino i loro sforzi dopo un primo set esemplare, ma probabilmente era lì che la compagine dei 50 euro era clamorosamente mancata, perché poi al di là di come andrà questo quarto set abbiamo assistito a un secondo e un terzo set davvero molto molto equilibrati e molto decisamente interessanti. Eleonora Cimini che va ora alla battuta, alla ricezione di Zoila, alzata della Nori, ancora per Zoila che carica il destro in diagonale. Lino, quando Zoila carica il destro praticamente da questa mattonella davvero non ce n'è per nessuno. No, Marco ha perfettamente ragione, mi ricordo i tempi in cui giocavamo insieme, infatti lo chiamavamo Terminator perché le sue schiacciate erano proverbiali.
E quindi ha dato anche una chicca Rino Fuina, che non è qui per caso stasera. Pirocchi per Zoila, che va a trovare un nuovo punto, il tredicesimo per la squadra di casa, 13-9. Stanno abbozzando una fuga che potrebbe rivelarsi deleteria per la squadra in tenuta bianca. I ribelli tempo di Montori, Leonora Norri la battuta, la ricezione di Luigi, l'alzata di Capitan Procaccini per Di Silvestre, sfortunato in questo caso Pirocchi, perché la palla passa nonostante il suo muro che poteva essere vincente. 13-10 alla battuta c'è Laura Valeriani. Partita davvero interessante questa sera, stiamo offrendo senz'altro un discreto spettacolo anche a chi ci segue, ovviamente a chi seguirà questa telecronaca differita da casa, non solo, anche sul canale YouTube di TV6, dove c'è un po' tutto l'archivio delle partite che abbiamo ripreso col nostro progetto CSI on TV. Ora è lunga la schiacciata di Pirocchi, da 13-9 si va sul 13-11, Pirocchi sembra quasi chiedere scusa, ma non dovrebbe nemmeno farlo, visto che comunque insomma ha disputato finora una partita ineccepibile. Il muro di Silvestre che va a sporcare la palla dall'altro fronte di Luigi, si salva con l'aiuto della rete fino a un certo punto Zoila, che poi ammette che il punto è della squadra ospite montoriese. Quindi 13-12 alla battuta c'è Laura Valeriani. La ricezione che ora di Pirocchi, Nori sull'altro versante per Zoila, che si è spostato da sinistra a destra, ma il risultato non cambia, è sempre decisamente positivo. 14-12 per i 50 euro, palla in mano con Zoila. Alla battuta, la ricezione da parte di Valeriani, ancora di Luigi, nuovamente di Luigi, si salvano in maniera incredibile e poi ancora la Nori, bravissima Simona Ferrante sull'altro fronte, chiamano ancora in casa, stavolta non di Luigi ma di Silvestre, grande ricezione di Zoila, Simona Ferrante, non riescono però più a congegnare un'azione offensiva e alla fine con la carica che cresce da parte di Luigi e Cortellini sotto rete, arriva il punto numero 13 per la squadra ospite. Si sta elevando decisamente anche non solo il tasso di interesse ma anche il livello qualitativo del confronto. Naturalmente è l'ultima chiamata questo set per la compagine ospite. C'è stata un'iniziale esultanza di Pirocchi, in realtà la palla è finita larga e dunque si è tornato in perfetto livello di perfetta parità, 14 pari. Ci pensa di Silvestre ora in battuta. Si pensa di Silvestre ora in battuta a rioffrire il vantaggio alla squadra di casa, con Michele De Beraldis alla battuta. La ricezione da parte della Valeriani e poi di Luigi, che sta tirando a sé tutta la squadra. Se mantiene questo livello di forma fino alla fine di questo quarto set, sicuramente la compagine dei Ribelli Team si continuerà ad appoggiare su di lui, perché l'elemento cardine della squadra montoriese, della capolista. Grande risposta ora di Capitan Procaccini, si ricomincia con la Nori, Scipione Pirocchi che non rischia in questo caso la schiacciata. D'altra parte Cortellini per Di Luigi, la risposta di Zoila, ancora Pirocchi, anche in questo caso profondo di Silvestre, stavolta in difficoltà di Luigi, però che poi buca la di Francesco per il punto numero 16. 16-15 e controsorpasso della squadra montoriese. Alla battuta c'è Laura Valeriani, ma prima ci vogliono ragionare su i giocatori in tenuta blu dei Ribelli Team. Io voglio chiedere un attimo a Lino, visto che adesso la partita è veramente... continuiamo a parlare di equilibrio. Siamo sul 16-15, ma davvero è un confronto che non sta traendo le attese, soprattutto sta riservando molte sorprese. Continui vantaggi interni e esterni nel terzo e nel quarto set. Ricordiamo 50 euro che la compagine di tenuta blu, che è in vantaggio 2-7-1 in questo quarto set, però di uno prevale al momento la squadra in tenuta bianca dei Ribelli Team di Montorio. La battuta c'è Capitan Monica Procaccini.
che riceve ora alla direttiva da parte del direttore di gara Roberto Monterosso. Poi ancora la battuta di Lasca, c'è di Luigi, punto numero 17, più 2 per la squadra ospite, trascinata letteralmente dal numero 9 in tenuta bianca. Nuovamente la Procaccini alla battuta, momento cardine di questo quarto set. La ricezione da parte di Zoila, ancora sul destro per Pirocchi, sulla zona destra per Pirocchi, poi Ferrante riesce, guardate come riesce a trovare il punto Andrea Pirocchi, con un po' di fortuna che non guasta mai, si era in una situazione di oggettiva difficoltà per la squadra nei 50 euro. Sono riusciti invece a capovolgere l'esito di questa azione e a ottenere il sedicesimo punto, punto numero 16. Pirocchi alla battuta, la ricezione di Silvestre, Procaccini per Di Luigi, Lanori, poi ancora Pirocchi sulla zona destra e ancora Pirocchi con un lob dei suoi trova il secondo punto in maniera curiosa, possiamo dire, però è tremendamente efficace perché quantomeno va a bloccare sul nascere l'idea del break della squadra ospite. Quindi siamo 17 pari. La battuta Pirocchi, la ricezione difficoltosa di Luigi, poi Cortellini e la palla che va a toccare la linea esterna, linea che è stata baciata da questa schiacciata di Cortellini, che è stato sicuramente anche fortunato in questa circostanza. 18-17 ora per la squadra che ha la battuta, anche con Di Luigi, battuta al salto, ricezione di Zoila, Lanori ora che alza per Scipione, Di Luigi, Procaccini, Cortellini, ancora il muro vincente da parte di Scipione, punto numero 18, nuovo pareggio. Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la conclusione di questo quarto set, che potrebbe significare conclusione anticipata del match oppure prosecuzione al quinto set. Vedremo come andrà a concludersi. La Di Francesco ora per Zoila, ancora la schiacciata, la ricezione di Silvestre più che mai positiva, sull'altro versante Pirocchi, Nori, Scipione non è in questo caso produttivo, e allora Cortellini, Zoila deve rincorrere il pallone, Scipione ci riesce, Zoila dalla seconda linea, Di Luigi prosegue questo lungo palleggio, ancora strepitosa Simona Ferrante, davvero è stata strepitosa in questa ricezione, poi non è riuscita Lanori a riconquistare la sfera, davvero in ricezione aveva effettuato un intervento prodigioso. 19-18 e Cortellini in battuta. La ricezione della Di Francesco, Nori per la schiacciata di Scipione che non trova il rettangolo giusto, e allora 20-18 per il Belletinto con Cortellini alla battuta. La ricezione della Di Francesco, Lanori che alza per Zoila, la schiacciata di Zoila che non lascia scampo alla ricezione ospite. 20-19, ora poggiano molto su di loro, si poggiano molto ovviamente i giocatori di 50 euro sulle schiacciate di Zoila. Scipione a servizio, ricezione di Luigi, l'alzata della Procaccini difficoltosa, e vedete come nella pallavolo come possono cambiare le cose da un momento all'altro, come può cambiare l'inerzia del match in pochi secondi. Dovrebbe esserci quindi time out sul risultato di 20-20 nel quarto set, 2-7-1 per i 50 euro, e partita che ora si preannuncia decisamente emozionante in questo finale di quarto set, questo finale di parziale, con le riprese ricordiamo di Matteo Renzi, che ringrazio, il nostro progetto CSI on TV. Ricordiamo anche che questa sarà la settimana interessante anche per i corsi per dirigenti sportivi, allenatori,
che richiameranno a San Gabriele a due giorni, il 2 e il 3 marzo, praticamente un po' tutti i comitati provinciali sparsi lungo lo stivale, naturalmente targati Centro Sportivo Italiano di Teramo, forse aggiornamento per tecnici, per dirigenti, per arbitri, per animatori, insomma una due giorni che servirà per cementare ulteriormente quello che poi è anche lo spirito dell'ente arancio blu. Il fischio di Roberto Monterosso, il direttore di gara, per richiamare le due squadre in campo e due sestetti sul parquet. La battuta è pronto Scipione, la ricezione da parte della Valeriani, poi Di Silvestre non efficacissimo in questa schiacciata, ci prova a essere, allora può essere un po' di più Zoila, ci riesce, 21-20, nuovo sorpasso della squadra di casa dei 50 euro, 21-20, parziale aperto di 3-0. Scipione la battuta, profonda comunque il suo servizio, la ricezione che è stata di Valeriani, ancora vincente Zoila a muro, un fattore sempre più sta diventando Mario Zoila, 22-20, attenzione perché vedono il traguardo vicino i giocatori in tenuta blu. Occhio allora a questo finale di quarto set, la ricezione da parte del libero Valeriani e poi la schiacciata di Silvestre imperiosa per il 22-21, alla battuta c'è la Cimini. Ricezione di Pirocchi, la Nori all'alzata, ancora Zoila, splendido ora in fase difensiva di Luigi, bravo anche Pirocchi sull'altro versante, De Berardis, ancora Pirocchi per Valeriani e poi ci riprova Di Silvestre, ma si va a scontrare praticamente contro la rete, 23-21. Lino, potrebbe essere questo il momento decisivo del match? Sicuramente sì, potrebbe essere questo il momento decisivo del match, vediamo adesso cosa, quando andrà la battuta. Sì, Eleonora, c'è Eleonora Nori alla battuta, alla ricezione della Valeriani, Di Silvestre che con grande coraggio nel traffico riesce a ottenere il punto numero 22 per la propria squadra, 23-22, 23 per chi difende ora, 22 per chi attacca, in particolar modo per Laura Valeriani. Battuta profonda, la ricezione di Zoila che ora è chiamato a un intervento decisamente scoordinato, ma responsabilità in questo caso è di Leonora Nori. Siamo tornati in parità, 23 pari, Valeriani alla battuta, la ricezione e poi la schiacciata di Pirocchi vincente. Attenzione, attenzione perché siamo al primo match point. Mario Zoila alla battuta ed è vincente la battuta di Mario Zoila, dunque 50 euro si aggiudicano il match, 25-23 in questo quarto set, si aggiudicano il match con i parziali seguenti: dopo il 14-25 del primo set a favore della compagine montoriese ospite, poi un crescendo 25-22, 25-21 e 25-23 in questo quarto set, successo davvero prezioso per i 50 euro perché a questo punto salgono in classifica a quota 39 e operano il sorpasso nei confronti dei Liberty Imp che rimangono a 38, soprattutto infliggendogli la prima sconfitta, la prima amarezza stagionale. Davvero una partita stupenda quella a cui abbiamo assistito quest'oggi alla Casa dello Sport, decisivo Zoila, ora fanno festa naturalmente i giocatori della squadra dei 50 euro, non so, commento finale magari di Lino Fuina, che c'è tutto per una vittoria importantissima, 4 set, 3 veramente sempre sui binari dell'equilibrio, partita veramente bellissima. Sì, Marco ha detto bene, partita veramente bellissima, è la prima volta, ripeto, come ho detto prima, che vengo a vedere la partita del CSI, devo dire che sono rimasto molto entusiasta, partita dai mille volti, sicuramente con capovolci di fronte da una parte e dall'altra, non a caso sono incontrate le prime due della classifica. Però questa volta la sfida si è conclusa con la vincente, la seconda in classifica, che ha saputo sfruttare il fattore campo.
mi ha fatto piacere rivedere personaggi con cui ho giocato insieme. Ho visto elementi di spicco da entrambe le parti, partita piacevolissima, livello tecnico abbastanza alto, devo dire assolutamente, giocate belle, devo dire che in questo set comunque c'è stata anche la ricezione da parte del, non so, della giocatrice, il numero Simona Ferrante probabilmente, Ferrante, sì, che è salita in cattedra e che ha comunque ha portato la sua squadra poi la vittoria, ha portato, è stato decisivo. E allora è tutto praticamente qui dalla Casa dello Sport. Io ricordo, ribadisco il punteggio finale: per 3-7-1 si imposta la compagine 50 euro su quella Montorese Liberi Team. Dunque, operazione sorpasso perfettamente riuscita. Naturalmente, da una parte c'è l'esaltazione della squadra in tenuta blu, dall'altra invece c'è la desolazione e la delusione soprattutto della squadra montorriese. Finisce 3-1, sorpasso in classifica, dicevamo, completato. E naturalmente da Marco De Antoni sulla ripresa di Matteo Renzi, la rivederci con i prossimi appuntamenti dei campionati stagionali targati CSI Teramo.